Ciao, io sono Lupo. Come funziona questa cosa qui? Eccoci. Sì, insomma, io sono il Lupo e mi chiamo appunto Lupo. Che c'è di male? Mi trovo qui a parlare con voi perché... non lo so il perché, a dire il vero. Perché sono qui a parlarvi? Voi non mi piacete e io non piaccio a voi, quindi è un controsenso che io me ne stia qui a chiacchierare con voi. Perché poi, chiacchiera che ti richiacchiera, finisce che ci stiamo simpatici. Che c'è di male a starci simpatici, direte voi? C'è di male che se ci stiamo simpatici finiscono le fiabe. Chi mai crederà al lupo cattivo? Nessuno. Quindi io perdo il lavoro e tutti a casa. Eppure sono qui, con la mia nuova webcam. È un regalo che mi ha fatto Alice la scoiattolina prima di andare in vacanza. È il mio primo vlog. Sono qui perché non ho altro posto dove stare. Dove me ne vado? In spiaggia, in piscina, al parco acquatico? Ma se mi odiano tutti? Appena metto piede in spiaggia tutti spariscono. Se mi presento in piscina si nascondono sott'acqua o sotto l'esdraio. Se spunto di colpo al parco acquatico, ecco che ne parlano tutti i giornali. Al lupo declamano, mettendo tutti in allarme. Allora me ne sto qui, come si dice, solo come un cane. O solo come un lupo. Non si potrebbe dire così. No, perché i cani, se non sbaglio, soli soli ci stan poco. Giocano con i loro padroni, riportano indietro la palla e il cibo gli viene servito in colorettissime scodelle. A me, invece, quale padrone vi prenderebbe con sé? Ve lo dico io. Nessuno. Quale padrone mai mi lancerebbe la palla per farmi giocare e divertire come un pazzo? Nessuno! Nessuno mai! Un solo dono ho ricevuto nella vita ed è questa webcam. E voi, carinissimi bambini, siete i miei unici amici. I miei amici immaginari. Se mi ascoltate oppure no, se mi guardate oppure no, io non lo saprò mai. Voi siete lì, nelle vostre piscine, nelle vostre case, può essere che incontriate il mio brutto muso su YouTube e che saltiate in aria urlando al lupo, o peggio che mi deridiate, ma io non lo saprò mai. Vi parlo dalla foresta e vi immagino lì seduti, ad ascoltarmi, attenti, appassionati, mentre pensate, oh ma che bello il lupo, o anche, è proprio un bravo ragazzo quel lupaccio lì. La foresta è vuota, non c'è nessuno, sono tutti in vacanza. Aspetta, aspetta. Cos'è questo rumore? Lo sentite? Forse ho parlato troppo presto. Ciao ciao amici del lupo!